Buongiorno ragazzi, oggi alla faccia del coronavirus noi utilizziamo gli strumenti in nostro possesso, ovvero Padlet e PowerPoint, per fare lezione ugualmente. Parliamo della rivoluzione americana, quindi siamo negli Stati Uniti, che allora non erano ancora tali, parliamo di 13 colonie americane che vogliono l'indipendenza dalla madrepatria inglese e che quindi danno il via a una rivoluzione, quindi a un cambiamento rapido, repentino della situazione, non per mezzo di riforme graduali, come abbiamo visto che fecero invece alcuni sovrani illuministi. Nell'immagine a destra vedete George Washington, che è stato il primo presidente degli Stati Uniti per ben due mandati, indossare degli occhiali da hipster, e dice George Washington, un po' stupito: Brexit, that's so 240 years ago, cioè la Brexit c'è già stata 240 anni fa, perché 240 anni fa un gruppo di puritani inglesi è andato via dalla madrepatria e è sbarcato sulle coste degli Stati Uniti. Quindi Washington è stato in un certo modo un anticipatore della Brexit. La colonizzazione europea e gli indiani d'America. Ricordate che nel 1534 Enrico VIII, quel re un po' in sovrappeso che abbiamo visto anche nelle immagini, firmò l'atto di supremazia con il quale lui si dichiarava anche capo della Chiesa anglicana. Bene, meno di un secolo dopo, nel 1620, i padri pellegrini sono i primi cittadini a bordo di un'imbarcazione, la Mayflower, che noleggiarono coi loro soldi, aggiungere a Plymouth nel Massachusetts, uno stato sulla East Coast, quindi sulla costa est degli Stati Uniti. Chi sono questi padri pellegrini? Sono dei rigorosi calvinisti, quindi calvinismo, ricordate, veniva da Calvino, che aveva fondato la Chiesa di Ginevra, prendendo spunto dagli insegnamenti di Lutero, ma in modo ancora più rigido, se vogliamo, tant'è che vi ricordate era stato proprio Calvino a far bruciare il medico spagnolo Serveto sul rogo, perché Calvino lo aveva denunciato. Quindi questi padri pellegrini sono dei rigorosi calvinisti che si scontrano con la Chiesa nazionale inglese, quindi con la Chiesa anglicana, e decidono di andarsene dove? Bene, siccome da poco più di un secolo è stato scoperto un nuovo continente, l'America, dal nostro Cristoforo Colombo, che era stato pagato, come vi ricordate, dai sovrani spagnoli, decidono di andare proprio in America, in particolare nel Nord America. Quindi fondano una prima colonia a Plymouth, nel Massachusetts, si chiamano padri e si chiamano pellegrini. In realtà loro non. Questo nome gli fu dato nei secoli successivi. Loro erano semplicemente dei calvinisti. Gli venne dato questo nome perché? Perché furono i padri fondatori di una nazione, gli Stati Uniti d'America, e perché viaggiavano, e quindi erano pellegrini, ok? Viaggiavano da un luogo all'altro. I primi anni però di questi padri pellegrini, o comunque sia dei primi cittadini delle colonie, in Nord America non furono facili perché si dovettero adattare a un nuovo clima, a nuove condizioni climatiche e anche a una nuova alimentazione. Per cui nel giro di pochi anni istituiscono una festa, che è la festa del ringraziamento, che si festeggia ogni quarto giovedì di novembre e che è tuttora festeggiata negli Stati Uniti, con delle pietanze che ancora oggi sono consumate dagli americani, quindi il tacchino e la zucca pumpkin. Vi ho messo un estratto di un discorso di Bradford, che è il governatore della colonia di Plymouth, che scrisse un vero e proprio testo che poi venne affisso perché Bradford convocava tutti i padri pellegrini con le rispettive famiglie nella casa dell'assemblea sulla collina per pregare tutti insieme, ascoltando il pastore e ringraziando Dio. Ok? Non toglietevi dalla testa che sono estremamente religiosi.
Nella foto a destra vedete Snoopy e il suo amico Woodstock, e Woodstock è vestito da indiano. Perché? Perché all'inizio i rapporti tra i primi coloni e gli indiani furono piuttosto amichevoli, tant'è che anche gli indiani vennero invitati a queste feste del ringraziamento. Pian piano le cose però degenerarono, ovvero sia peggiorarono. Nella mappa a destra vedete la situazione delle principali tribù indiane sparse sul territorio americano. Tra le più importanti ricordiamo i Cheyenne in Centro America, più a sud i Navajo e gli Apache, e vicino alla costa est i Cherokee e i Seminole. Si stima che sul territorio americano ci fossero circa 1 milione di indiani e nel territorio del Canada mezzo milione. Questi indiani avevano un'organizzazione tribale, vivevano in pace, ovvero tra le varie tribù non c'erano scontri violenti, anzi gli scontri li portarono gli europei. Queste tribù vivevano di caccia, allevamento e di raccolta del grano, non conoscevano la proprietà privata, che se vi ricordate, della quale se vi ricordate noi abbiamo già parlato trattando degli illuministi, perché gli illuministi volevano abolire e detestavano la proprietà privata, perché sostenevano che dalla proprietà privata fossero venute tutte le differenze e le diseguaglianze fra gli uomini. Cosa accade e perché ci riguarda la questione degli indiani d'America? Perché man mano che arrivano nuovi coloni dopo i padri pellegrini aumenta anche la richiesta di terre da coltivare e quindi vengono sottratti dei territori agli indiani da parte dei coloni. Ovviamente questo causa scontri tra indiani e coloni e lo spostamento dei coloni sempre più a ovest per la necessità di avere dei terreni. I coloni avevano però un altro problema, oltre a quello del rapporto con gli indiani, ed era quello del rapporto con la madrepatria inglese. Perché? Perché la madrepatria inglese voleva controllare le attività dei coloni oltre oceano, perché ricordiamo che di mezzo c'è l'Oceano Atlantico. Gli inglesi quindi avevano fatto diversi atti in Parlamento, avevano scritto diverse leggi che imponevano alle colonie americane la non concorrenza con le navi inglesi. Faccio un esempio: se l'Inghilterra commerciava con la Spagna, le colonie americane non potevano fare altrettanto perché altrimenti sarebbero entrate in concorrenza con gli inglesi. Quindi le 13 colonie erano dipendenti per il commercio dall'Inghilterra. Nel 1764 il Parlamento inglese emana una legge, lo Sugar Act. Cosa prevede questa legge? Che le colonie americane devono pagare 3 pence al gallone, un gallone sono circa 4 litri, per lo zucchero, il vino, il caffè e il liquore che importano dall'Inghilterra. Esisteva già una legge che prevedeva una tassa di 6 pence per la melassa, che è una sostanza che si ottiene dalla centrifugazione dello zucchero, quindi non è che lo Sugar Act è la prima legge con cui vengono tassate le sostanze importate nelle colonie. È una nuova legge che abbassa il prezzo della tassa, però la estende a numerose sostanze: zucchero, sugar, vino, caffè e liquore. Quindi, per tutte le sostanze che le colonie importano, devono pagare questa tassa. Ok? Se teniamo conto che un gallone sono 4 litri, bene, importi dall'Inghilterra alle colonie 4 litri di caffè, paghi 3 pence. Ok? Oltre al prezzo, ovviamente, del caffè. E via dicendo, ne importi 8, paghi 6 e via dicendo. Ora
Perché gli inglesi decidono di far pagare questa tassa? Perché c'erano sul suolo americano delle truppe militari che avevano combattuto una guerra contro gli indiani e contro i francesi e quindi queste truppe andavano mantenute. E poi per limitare la libertà economica dei coloni, perché in questo modo si mantenevano i coloni vincolati alla madrepatria. C'è però un problema. I coloni non ne vogliono sapere di pagare, vogliono essere indipendenti dal punto di vista economico rispetto all'Inghilterra, anche perché non ci sono rappresentanti in Parlamento, cioè parlamentari, dei coloni nel Parlamento inglese, quindi a Londra. Quindi loro dicono: ma se noi non siamo rappresentati, perché dobbiamo pagare le tasse alla nostra madrepatria, che dista migliaia di chilometri da dove siamo noi? Qui vedete una mappa degli Stati Uniti che vi rende in maniera un pochino più chiara qual è la disposizione degli stati. Quando parliamo di Stati Uniti parliamo di una repubblica federale, ok? Quindi questi sono tutti stati federali che hanno un proprio governatore e una propria autonomia, e poi c'è un governo centrale che prende le decisioni più importanti, ovvero quelle che riguardano la politica estera, la difesa e la moneta. Sulla East Coast, cioè la costa alla vostra destra, vedete le prime 13 colonie che furono sostanzialmente Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, eccetera, Virginia, che poi dichiararono l'indipendenza dall'Inghilterra. Lo Sugar Act non fu il primo e unico atto che il Parlamento inglese emanò nei confronti delle 13 colonie. Fu il primo di una lunga serie, perché solamente 2 anni dopo il Parlamento emanò lo Stamp Act, secondo il quale i coloni dovevano pagare una tassa su ogni foglio stampato. Poteva essere una carta geografica, un testo religioso, qualsiasi cosa. Questa carta inoltre doveva provenire dall'Inghilterra e doveva recare una marca da bollo, cioè una sorta di sigillo che veniva fatto direttamente in Inghilterra. Quindi per ogni foglio stampato si pagava una tassa sulla carta praticamente. Nel 1773, qualche anno dopo, viene emanata la legge che poi darà origine alla guerra d'indipendenza, il Tea Act, legge sul tè. Cosa accadde? Accadde che il governo inglese si accordò con la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, compagnia perché era un insieme di persone che commerciava per mare e che avevano interessi comuni. Bene, il governo si accorda con questa compagnia per vendere il tè, che era un bene primario, un bene fondamentale per le colonie, per venderlo senza nessun intermediario locale. Quindi i membri di questa compagnia britannica delle Indie Orientali potevano arrivare con le loro imbarcazioni sulle coste americane e vendere direttamente il tè alla popolazione, senza nessun intermediario. Vuol dire che non c'era una persona locale che comprava quel tè per poi rivenderlo alla popolazione a un prezzo maggiore, perché ovviamente doveva avere un piccolo margine di guadagno questo intermediario. Bene, in questo modo la Compagnia Britannica delle Indie riesce ad aumentare i guadagni e a vendere con più semplicità, senza avere una persona in mezzo tra il venditore e l'acquirente, cioè la persona che compra. Come vedremo, questa decisione del Parlamento inglese, cioè il Tea Act, non crea molta gioia nelle 13 colonie americane, anzi. Accade che il 16 di dicembre del 1763, quindi nel giro di pochissimo tempo dall'emanazione del Tea Act,
Nel porto di Boston arrivano delle navi cariche di tè, ci sono centinaia di casse di tè su queste navi. Le navi attraccano nel porto di Boston. E i Sons of Liberty, un gruppo di giovani americani, figli della libertà, libertà perché volevano la libertà, dall'Inghilterra, perché le colonie erano dipendenti economicamente dal punto di vista commerciale dall'Inghilterra. Questi Sons of Liberty sono dei giovani che si travestono da indiani, salgono di nascosto su queste navi che hanno attraccato nel porto di Boston e rovesciano il carico delle navi, cioè queste 342 casse di tè, in acqua. È un atto gravissimo per il governo inglese, che infatti emana le cosiddette leggi intollerabili, tra le quali la più importante è quella che prevede la chiusura del porto di Boston, quindi non possono né arrivare né partire navi dal porto di Boston fino al pagamento completo dei danni. Il Boston Tea Party è la scintilla che dà il via alla rivoluzione americana, che inizia nel 1775. E che vede contrapposte da un lato le 13 colonie degli Stati Uniti e dall'altro l'esercito inglese. L'anno seguente alla dichiarazione di guerra, il 1776, vede la stesura, cioè la scrittura, della dichiarazione di indipendenza da parte di una commissione di 5 americani. Poi la vediamo più nel dettaglio. L'esercito americano è guidato da George Washington, che era un possidente di terreni e che si alleò qualche anno dopo con la Francia, la Spagna e l'Olanda, che avevano tutto l'interesse a indebolire la Gran Bretagna, che era una delle principali potenze, non solo economiche, ma anche militari dell'epoca. Nel 1781 l'Inghilterra fu sconfitta a Yorktown dai francesi insieme alle 13 colonie. Dico una cosa sulla battaglia di Yorktown, cioè non dovete immaginarla come una battaglia con milioni di soldati a combattere. Gli effettivi, cioè le persone che effettivamente combatterono, furono poche, se pensiamo a questa battaglia in rapporto magari alle guerre mondiali di cui qualche volta abbiamo parlato. Pensate che a Yorktown i francesi e i membri delle 13 colonie erano circa 20.000, e subirono perdite per qualche centinaio di uomini, mentre gli inglesi che vennero sconfitti non arrivavano a 10.000, quindi non sono numeri elevatissimi, ok? La guerra scoppia nel 75, l'anno seguente, il 4 luglio, che è anche festa nazionale, viene emanata la dichiarazione di indipendenza. Da chi? O meglio, da chi è scritta? È scritta da queste cinque persone: Jefferson, che è il personaggio più importante, Franklin, Benjamin Franklin, che è stato anche l'inventore del parafulmine, Sherman, Adams e Livingston. Sono detti commissione dei cinque. Queste cinque persone si riuniscono e scrivono un documento in cui dichiarano che gli Stati Uniti vogliono, o meglio che le colonie vogliono l'indipendenza dall'Inghilterra. Guardate cosa scrivono: noi riteniamo che sono evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Quindi questo dovrebbe farvi pensare un pochino all'illuminismo, che essi, cioè gli uomini, sono dal creatore, cioè da Dio. Vi ho messo in blu tutti i riferimenti a Dio, perché i puritani, ma anche i calvinisti, sono estremamente religiosi, quindi fanno tantissimi riferimenti all'Onnipotente. Quindi gli uomini sono da Dio dotati di certi inalienabili diritti, quindi diritti che esistono e non possono essere negati, e quali sono? La vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Quindi in questo documento i padri fondatori, i padri costituenti, diciamo, dell'America stanno dicendo che ogni uomo ha diritto alla vita, vale a dire non può essere ucciso, ha diritto alla libertà, cosa che le colonie in quel momento non avevano, e ha diritto alla felicità. E quindi la felicità gli deve essere garantita da uno stato evidentemente di pace all'interno di un territorio. E
E poi guardate cosa fanno, attaccano il re della Gran Bretagna, quella dell'attuale re di Gran Bretagna, una storia di torti e usurpazioni, a cui fatti che si sottopongono all'esame di tutti gli uomini imparziali e di buona fede. Cioè, dicono a quelli che stanno leggendo, se voi siete uomini di buona fede, cioè uomini degni, uomini onorevoli, potete ben capire i torti che noi stiamo subendo. Perché? Perché il re della Gran Bretagna ha interrotto il nostro commercio con tutte le parti del mondo perché vuole che commerciamo solo con lui, altrimenti noi ci arricchiamo e possiamo lasciare la madrepatria. E poi la madrepatria, cioè l'Inghilterra, ci ha imposto delle tasse senza il nostro consenso. Noi, pertanto, appellandoci al supremo giudice dell'universo, cioè Dio, loro agiscono in nome di Dio. Nel nome per l'autorità del buon popolo di queste colonie, solennemente rendiamo di pubblica ragione e dichiariamo che queste colonie unite sono stati liberi e indipendenti e hanno pieno potere di far guerra, concludere pace, contrarre, quindi fare, stipulare alleanze e stabilire commercio. Queste sono tutte le prerogative, cioè tutte le cose che possono fare gli stati liberi e indipendenti. E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina Provvidenza, impegniamo le nostre vite, i nostri beni e il nostro sacro nome. Quindi ci impegniamo nel portare avanti questa cosa, cioè l'indipendenza delle nostre colonie dalla madrepatria inglese. Ora c'è il problema c'è il problema seguente, cioè che tipo di Stato noi 13 colonie vogliamo creare, vogliamo organizzare? La risposta è questa, vogliamo creare uno Stato repubblicano e federale, quindi non ci deve essere un monarca, ma tanti Stati federali che hanno forti autonomie, però dipendono da un governo centrale, quindi da un presidente, per le questioni di politica estera, quindi rapporti con gli altri stati, difesa, quindi l'esercito, e moneta, quindi quanta moneta stampare, quale moneta e come investirla. Nel 1783 viene firmata vicino a Parigi la pace di Versailles, con cui la Gran Bretagna riconosce l'indipendenza delle 13 colonie. Quindi la dichiarazione di indipendenza è un atto che fanno le 13 colonie con cui si autoproclamano indipendenti. Vengono riconosciute però tali, cioè indipendenti, solo dalla pace di Versailles. 4 anni più tardi entra in vigore la Costituzione e nell'89 Washington viene eletto primo presidente e sarà presidente per 2 mandati. Il mandato del presidente dura 4 anni. Washington, ricordate, era il capo dell'esercito durante la guerra d'indipendenza. Alla fine della guerra, quindi dopo la pace di Versailles, lui aveva dato le dimissioni, quindi rifiutandosi di continuare a guidare l'esercito ed era tornato nella sua piantagione a fare una vita più o meno tranquilla. Nell'89 venne chiamato perché si ritenne che lui era l'unica persona che poteva guidare gli Stati Uniti e quindi lui lasciò a malincuore la piantagione e guidò gli Stati Uniti. Come all'interno di questo Stato repubblicano e federale si divisero i poteri? Bene, si seguì la teoria di Montesquieu, che vi ricordate aveva detto: in uno Stato i cittadini sono liberi se i tre poteri sono divisi. Quali sono i poteri? Legislativo, esecutivo, giudiziario. Come sono organizzati questi poteri in America? Nel seguente modo. Il Congresso, che è composto da Camera dei Rappresentanti e Senato, un po' come in Italia abbiamo Parlamento che è composto da Camera e Senato, il Congresso ha potere legislativo, quindi fa le leggi. La Corte Suprema, che è composta da giudici nominati dal presidente americano, all'epoca Washington, ha potere giudiziario, quindi giudica. E poi c'è il presidente col governo che ha potere esecutivo. Però chi elegge i membri del Congresso, cioè i membri della Camera dei Rappresentanti del Senato? Bene, gli Stati Uniti decidono di adottare un sistema elettorale che si chiama censitario, cioè funziona per censo.
e inizialmente votano solamente i maschi maggiorenni che hanno proprietà terriere e vengono esclusi dal diritto di voto gli afroamericani e i pelle rossa. Quindi potremmo dire alla faccia dell'uguaglianza. Se vi ricordate, nella dichiarazione di indipendenza loro avevano scritto che tutti i cittadini sono uguali, però in qualche modo con questo sistema elettorale censitario tradiscono quello che avevano scritto nella dichiarazione di indipendenza, perché alcuni cittadini non hanno gli stessi diritti degli altri. Sulla destra vedete un'immagine con due palle, una dipinta come se fosse la bandiera americana e l'altra come se fosse la bandiera inglese, e in questa vignetta si gioca un po' sui termini diversi dell'inglese e dell'americano, e poi la palla inglese dice tè e quella americana sostanzialmente lo fa diventare fish food, cioè cibo per i pesci perché lo getta in mare, e ovviamente un chiaro riferimento al Boston Tea Party. Infine qua vi ho messo dei brevi dei link video. Il primo video, la breve storia USA di USA di Michael Moore, è molto breve, dura 3 minuti, è fatta a mo' di cartone. Poi c'è il prof Barbero che spiega i padri pellegrini, dura un'oretta il documentario, ma è molto interessante. Una clip molto breve di un paio di minuti, che è un filmato sugli indiani del 1894, uno dei documenti video più antichi che ci sono. Due link sulla rivoluzione americana, così se volete fare un ripasso potete guardarli, e infine l'ultimo su Boston Tea Party. Buono studio!